si prospettano nuove cure per una parte dei pazienti pediatrici e adolescenti affetti da tumori solidi, recidivanti o refrattari di origine genetica. I geni coinvolti sono il NTRK, ROS1 o ALK. Le buone notizie ci arrivano dal congresso ASCO di Chicago e ne parliamo con la dottoressa Michela Casanova. Quali sono i tumori pediatrici di origine genetica per i quali oggi si prospettano nuove cure e quanto sono frequenti? I tumori pediatrici hanno al momento attuale ancora pochissime indicazioni ai trattamenti con terapie target. Sicuramente un lavoro che presentiamo qui all'ASCO quest'anno è i risultati dei primi 500 pazienti che sono stati. Hanno fatto un profiling molecolare alla ricaduta e si calcola che circa il 10% abbiano delle alterazioni molecolari targettabili. È chiaro che il targettabile può avere vari livelli di evidenza. In particolare, in questo momento, i risultati presentati stamattina con gli inibitori di NTRK ci danno l'estremo positivo di alterazioni molecolari che hanno poi un corrispettivo terapeutico molto forte. In altri casi, trovare un target non sempre vuol dire avere una risposta. Inibitori di NTRK, che studi sono stati presentati qui a Chicago in questi sottogruppi di pazienti di cui abbiamo già parlato? Stamattina sono stati presentati due risultati di due studi, uno la Rotrectinib e Entrectinib. Sono due farmaci un po' differenti. La Rotrectinib è un farmaco specifico solo su NTRK, mentre Entrectinib è attivo sia su NTRK che su ROS che su ALK. Per cui sono due farmaci con caratteristiche differenti, ma entrambi estremamente attivi nei pazienti che hanno queste traslocazioni. Percentuali di risposta nei pazienti pediatrici sono estremamente alti, superiori al 90%. Quindi davvero farmaci molto attivi e soprattutto, cosa molto importante, anche risposte mantenute nel tempo, quindi poche resistenze. In cosa differiscono dalle target therapy oggi disponibili? Allora, sono delle terapie che vanno su dei driver molecolari molto forti, per cui soprattutto in pediatria hanno appunto queste possibilità di risposta molto alte, ma soprattutto finora anche rare resistenze, soprattutto con l'obiettivo di usare questi farmaci in un contesto, per esempio, di neoadiuvante. Sono farmaci che tu puoi usare per poco tempo per portare ai pazienti un intervento chirurgico, quindi anche i meccanismi di resistenza e anche i potenziali rischi a lungo termine si riducono quando i farmaci vengono utilizzati per periodi brevi. Come si fa la profilazione genetica per la diagnosi dei tumori pediatrici? Allora, in alcuni tumori pediatrici la ricerca delle traslocazioni di NTRK hanno sempre fatto parte del percorso diagnostico. Nei fibrosarcomi infantili, chiunque, qualsiasi patologo esperto di sarcomi pediatrici, ha sempre cercato queste traslocazioni perché sono note da anni. In altri tumori è invece un'evidenza che si accumula negli anni, quindi alcune caratteristiche istologiche suggeriscono al patologo di andare a cercare le traslocazioni e devo dire oggi, molto importante, si è parlato di queste traslocazioni anche nei tumori cerebrali, in particolare nei gliomi ad alto grado dei bambini piccoli. Parliamo un momento di regolatorio. Quali difficoltà andranno superate una volta che il farmaco sarà approvato e disponibile, che questi farmaci saranno approvati e disponibili nel nostro paese? Allora, sono farmaci, il Rotrectinib ha già avuto un'approvazione dall'FDA ed è in attesa di un'approvazione dell'EMA. Quello che io penso che al momento attuale sia preferibile comunque continuare a trattare pazienti nei contesti di protocolli clinici, perché noi abbiamo bisogno di accumulare e generare informazioni sia sull'attività ma anche e soprattutto, argomento molto delicato, sugli effetti collaterali a lungo termine. Noi stiamo parlando di bambini che hanno comunque delle buone prognosi ed è importante, soprattutto per la società accademica, essere sicuri di seguire questi bambini nel tempo per essere sicuri di catturare eventuali effetti collaterali anche a lungo termine.